Bando idrico da revocare, la protesta dei lavoratori al comune di Ragusa. Artisti ragusani alla ribalta, la mostra d'arte organizzata dal Moica alla Sala Borse. Revoca in autotutela del bando idrico. Lo chiedono i rappresentanti sindacali e lavoratori che hanno voluto incontrare i consiglieri comunali durante la sospensione del Consiglio Comunale. Sì, oggi abbiamo dato a tutti i consiglieri comunali e quindi anche all'amministrazione un nostro documento da cui si evincono alcune anomalie che questa gara d'appalto del servizio idrico contiene. E per questo abbiamo chiesto la sospensione tramite il capigruppo del Consiglio Comunale, la sospensione del Consiglio Comunale per poter avere un attimo di riflessione assieme all'amministrazione su questo bando. Speravamo che ci fosse anche il sindaco, ma neanche oggi il sindaco è presente, quindi neanche oggi abbiamo potuto parlare col sindaco. Parleremo con tutti i consiglieri comunali e diremo a voce alta che questo bando contiene tali e tante illegittimità che è il caso che veramente l'amministrazione sospenda per un attimo questo bando, che sicuramente sarà impugnato, sospenda questo bando e riveda assieme a noi le criticità di questo bando. Ho richiesto anche un incontro col prefetto. Sì, a dire la verità l'incontro col prefetto l'ha chiesto l'amministrazione, cosa alquanto strana. Noi riteniamo che questo confronto sindacale e politico sui termini della gara d'appalto si faccia qui al comune e non in prefettura. Comunque l'amministrazione ha ritenuto opportuno che invece il tavolo della trattativa si spostasse dal prefetto e noi naturalmente abbiamo accettato di incontrare il prefetto. Nella tarda serata di ieri una coppia di coniugi di Comiso ha fatto rientro a casa e con amara sorpresa ha trovato il portoncino aperto. Immediata la richiesta di intervento alla Polizia di Stato, che in brevissimo tempo ha fatto confluire sul posto gli equipaggi delle volanti dei commissariati di Vittoria di Comiso. Gli agenti sono entrati in casa e hanno sorpreso due individui che tentavano uno di nascondersi, l'altro di guadagnare una via di fuga attraverso il cavedio e il tetto di altre abitazioni. Sono state prontamente bloccate e ammanettate. Si tratta di Gaetano Scaretti, vittoriese 43enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, e Angelo Argentino, vittoriese di 42 anni, anche lui pregiudicato. Condotti in commissariato dopo la loro compiuta identificazione, sono stati tratti in arresto per il reato di furto in abitazione. Sentita l'autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari. La tempestiva richiesta di intervento dei proprietari ha fatto sì che la polizia potesse intervenire in tempo per bloccare l'azione delittuosa. La Polizia di Stato, squadra mobile, in ordine alla scomparsa di Maria Di Martino, che si è verificata il 22 febbraio del 2005, che vede come imputato il genero Giuseppe Maurigi, davanti alla Corte d'Assise di Siracusa, ha continuato le ricerche, atteso che la donna non è stata mai ritrovata e, per come riscontrato durante le indagini, si è sempre ritenuto che il corpo della stessa fosse stato occultato dopo l'omicidio. Il corpo della donna era stato già cercato in altri territori, ma mai nella casa dell'odierno imputato. Le indagini della squadra mobile si sono concentrate in questi giorni nella casa di Maurigi a Santa Croce Camerina, in quanto le ultime notizie hanno fatto sospettare che l'uomo all'epoca dei fatti avesse occultato il cadavere nelle fondamenta della casa in costruzione di sua proprietà. Allo scopo di riscontrare e quindi verificare i sospetti degli investigatori, poche settimane addietro si è appurato che da qualche giorno dopo la scomparsa della donna il genero aveva acquistato diversi metri cubi di cemento, elemento che, stando alla tragicità degli eventi, appariva alquanto anomalo. Gli investigatori per 3 giorni hanno utilizzato speciali strumentazioni della Polizia di Stato per radiografare le strutture della casa sita a Santa Croce, comprese le fondamenta, per poi ispezionare i luoghi con i cani molecolari addestrati alla ricerca di resti umani. Le ricerche hanno permesso alla squadra mobile di acquisire importanti elementi che potrebbero fornire novità rilevanti ed utili. Alcuni reperti sono stati inviati al servizio di biologia della Polizia Scientifica per appurare se ciò che è stato sequestrato può essere attinente alle indagini. I risultati saranno consegnati a breve, considerato che il processo a Caurgo di Maurigi è tuttora in corso. Una protesta clamorosa con i 6 cuccioli ritrovati da un cittadino ragusano che sono finiti a Palazzo di Città. Si ritorna nuovamente a parlare del fenomeno randagismo
con i canili convenzionati che non hanno più spazio? Sì, in buona sostanza possiamo dire che dopo che io, perché li ho trovati praticamente ieri mattina intorno alle 7:30, la prima cosa che ho fatto giustamente è mettere in sicurezza sia i cagnolini e sia anche il discorso della circolazione stradale, perché si trovavano proprio a ridosso della rotatoria dei Salesiani. Ho fatto una segnalazione ai vigili e tra l'altro ho chiamato per più di due volte per avere un intervento bene o male in tempi celeri. Questo purtroppo non c'è stato e io, da cittadino con una sensibilità diciamo al di fuori dal comune per quanto riguarda il discorso degli animali e insomma tutte le cose che succedono per queste cose, ho ritenuto bene di prenderle e di metterle in sicurezza. Ho provato a fare tante chiamate, insomma, anche a consiglieri e anche a persone insomma, del mondo della politica per risolvere questo annoso problema. Purtroppo tutti mi hanno chiuso le porte dicendo che i due canili che abbiamo a Ragusa, sia quello della zona industriale o sia il dog professional, sono completamente saturi. Io dico questo, io non sono per fare un'opposizione o per essere contro questo o quell'altro partito, ma bensì per dare una mano e per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica in primis per quanto riguarda di non abbandonare cucciole, perché ripeto, questo è un reato. Poi quello che in queste case, quando hanno in mente di fare queste cose le persone, di sterilizzare, e in ogni caso il comune anche di sensibilizzarsi e di mettersi in atto, di mettersi in moto per arginare purtroppo questa dolorosa situazione che si sta creando. Al Comune la cosa che vogliamo chiedere è giustamente che il Comune ne sia garante, perché è quello che si deve tutelare questa storia, deve trovare una soluzione alternativa, perché questi magnifici sei cuccioli possono trovare diciamo un futuro bene o male, che possono continuare a sopravvivere. Questo lo spero, perché sarebbe una cosa veramente che non si potrebbe sopportare, ma anche così fanno una tenerezza enorme. I militari della stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina hanno arrestato un 23enne per furto in abitazione. Un cittadino residente nel territorio di Caucana ha telefonato al 112 segnalando dei movimenti sospetti presso un'abitazione vicina. Subito la centrale operativa ha inviato sul posto l'autopattuglia più vicina della stazione di Santa Croce, seguita a breve distanza da altre da Ragusa. I militari, giunti sul posto, hanno riscontrato l'effrazione della porta e entrate hanno trovato un ladro che è stato immediatamente bloccato e ammanettato. Addosso al giovane, i carabinieri hanno trovato due grossi cacciavite della refurtiva, profumi e monili che sono stati direttamente restituiti al proprietario della casa, un 60enne comisano. I carabinieri sono quindi andati a perquisire l'abitazione dell'arrestato nella speranza di trovare altra refurtiva. E hanno trovato un ciclomotore che è stato rubato un anno fa a Ragusa e lo hanno sequestrato in attesa di restituirlo al proprietario. Il giovane è stato quindi denunciato anche per reato di ricettazione. L'arrestato, Adenis Toscu, 23enne albanese nulla facente domiciliato a Santa Croce, è stato quindi condotto in caserma e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Quindi, d'intesa col pubblico ministero Valentina Botti della Procura della Repubblica di Ragusa, è stato accompagnato nel carcere di Contrada Pendente a Ragusa. La campagna incontra la città con una due giorni all'insegna della solidarietà e del buon cibo. Il mercatino della solidarietà, in programma il 22 di dicembre, nel centro storico di Ragusa Superiore, è organizzato dalla Coldiretti con il patrocinio del comune. I consumatori, con un modesto contributo che sarà devoluto interamente in beneficenza all'assessorato ai servizi sociali, potranno degustare i prodotti tipici del territorio, la ricolta calda preparata in piazza, la pasta fatta con il grano antico, un buon bicchiere di vino e una fetta di formaggio rigorosamente locale. Il giorno successivo, il 23, spazio alla vendita dei prodotti tipici con la cesta del Natale del contadino, con l'olio extravergine di oliva, il formaggio tipico, le conserve, la frutta di stagione, il panettone artigianale con il pistacchio di Bronde. La Coldiretti inoltre sarà impegnata a presentare ai consumatori i prodotti lattiero-caseari con la degustazione di latte degli altopiani Iblei. È un momento importante per i nostri produttori, ma anche per il consumatore finale, spiega il direttore della Coldiretti di Ragusa, Pietro Greco, che troppo spesso tra gli scaffali della grande distribuzione non riescono bene a individuare i prodotti locali.
L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini a prediligere la filiera corta, i prodotti a chilometro zero, in un momento di grande difficoltà per le imprese. Una degustazione di latte e formaggi in piazza. Vogliamo incontrare i nostri consumatori, aggiunge Greco, con una serie di incontri tematici, iniziando dai bambini della scuola. Il falso Made in Italy a tavola, sottolinea la Coldiretti, colpisce in misura diversa tutti i diversi prodotti, dai salumi alle conserve, dal vino ai formaggi, ma anche l'olio extravergine di oliva, sughi o paste, riguarda tutti i continenti. È stata inaugurata stamattina la mostra di Natale che sarà aperta presso la Sala Borsa di Via Natalelli a Ragusa dall'11 al 13 dicembre con espositori di manufatti, oggettistica, hobbistica, pittura e scultura e all'interno anche una collettiva d'arte, Anna Ottaviano. Sì, una collettiva d'arte. La nostra mostra, diciamo che è una mostra che si tramanda da anni con la nostra presidente regionale Giovannella Spina Barbagallo che per anni ha curato nei minimi particolari questa mostra. E quest'anno adesso questa iniziativa è toccata a me, per cui ne sono soddisfatta della partecipazione di tutti, di tanti artisti, di vari espositori. Fra gli artisti che fanno parte di questa mostra collettiva, Erzen Sili Sufi, cosa esprimi con quest'opera? Esprimo un'opera, insomma, intanto partiamo dai materiali di riciclo perché queste erano destinate ad essere bruciate in un camino, questi pezzi di cornice, quindi poi ho visto che hanno un aspetto molto interessante, ho detto qui si potrebbe creare un'opera d'arte, quindi me li sono fatti dare dal mio carissimo amico che nonché anche titolare della galleria d'arte, non vi dico il nome, e allora ho detto me li sono fatti dare, ho detto vediamo cosa esce fuori. Siamo partiti con questa idea di sfruttare questi colori bellissimi mischiati e è venuta fuori questa donna che io nomino Cleopatra o Cleo più breve e quindi è venuta fuori questa, insomma è stata una cosa improvvisata, sono molto contento di partecipare a questa mostra e niente, siamo qui. Ho voluto abbinare anche questa giacca in modo tale che facevo copia perché sennò si poteva sentire sola la mia opera. Il prossimo appuntamento con la stagione concertistica melodica, la 21esima edizione, si intitola Passaggio a Buenos Aires e vede protagonista un duo spettacolare formato da Fabio Furia al bandoneon e da Marcello Melis al pianoforte. Pensate che Fabio Furia è uno dei bandoneonisti definiti dalla critica tra i migliori in Europa. Marcello Melis è un pianista che si esibisce con musicisti come il primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker. Entrambi hanno un'attività concertistica internazionali che li vede esibirsi regolarmente in tutte le sale prestigiose del mondo, hanno effettuato tra l'altro varie incisioni discografiche di grande successo e anche registrazioni per televisioni nazionali come la RAI, quindi due grandissimi artisti con un curriculum veramente eccezionale come un po' tutti gli artisti che vengono a Melodica. Il programma sarà dedicato alla musica argentina e anche a composizioni ispirate dall'Argentina e ricordo che questa volta il concerto si terrà di domenica, contrariamente a tutti gli altri concerti di Melodica, sarà domenica 13 dicembre, sempre all'Auditorium dello Sport alle ore 20:30, il biglietto intero è 10 euro e il ridotto è 5 euro e sarà l'ultima possibilità per abbonarsi al resto della stagione.